Iniziamo così, proprio con Antonio Di Pietro, quindi è un inizio veramente clamoroso. Eh, chiaramente diciamo, è per me la cosa più difficile partire con lui perché eh, fra, eh, mentre gli altri candidati un po' mi permetto di conoscerli, invece Antonio Di Pietro è la prima volta, eh, però devo dire che eh, come primo impatto eh, forse mi facilita il compito più facile di quello che pensassi. <ride> Bene. Antonio Di Pietro, eh, è una domanda classica quello che gli si fa, chi è Antonio Di Pietro? Eh, questo... È un, credo che sia una di quelle domande che ormai ci stiamo facendo da tempo, ma io vorrei sapere qualcosa di lui eh, prima eh, diciamo, che comparisse alla ribalta e alla, alla fama nazionale e internazionale a cui è arrivato, e partendo proprio eh, dalla, sua, eh, diciamo, <ride> dalla sua origine, dalle sue terre in Molise che non ha mai lasciato però, vero? Sempre una... eh, un saluto a tutti, un saluto anche a lei. Eh, è vero, questa è la prima trasmissione che anch'io faccio. Io eh, ho sempre evitato quando ero magistrato di eh, apparire per televisione in trasmissione in diretta perché eh, ho cercato di fare innanzitutto e soprattutto il mio lavoro. Ora che mi accinco a cominciarne un altro evidentemente eh, debbo adeguarmi alle regole del nuovo lavoro e con questo spirito quindi che eh, mi sottopongo a qualsiasi domanda lo dico subito perché in più occasioni ho sentito dire che di pietro non si confronta e non parla eh, con gli altri non è vero io mi confronto tutti i giorni tutti i giorni sto venendo presso eh, di voi eh, camminando per le strade eh, per le piazze cercando di eh, capire innanzitutto quali sono le esigenze eh, della popolazione del collegio elettorale. Quindi eh, fermatemi perché sono a disposizione di chiunque anche eh, a spiegare ogni cosa che mi viene chiesto. Questo come premesso. Lei mi chiede di dire io chi era Di Pietro prima di Di Pietro. Prima di Di Pietro, bravo, <ride> giustissimo. Eh, eh, mi ha detto appunto che lei, innanzitutto lei ha detto mi sembra che eh, questa sarà una serie di trasmissioni che farete per tutto il mese di ottobre. Mi auguro per voi, mi auguro innanzitutto per il nostro Paese, che dobbiate farle solo per il mese di ottobre. Eh, da come vanno le cose mi sembra di capire che questa situazione di instabilità, grazie, o meglio che grazie, purtroppo a causa dei dirigenti di rifondazione Comunista... Eh, che già c'era quasi un anticipo in questa campagna elettorale di sempre quello che, che sta avvenendo, avanti. vero o no? Sembra grande, questo è un vero dispiacere eh, di cui credo potremo avere occasione di parlarne durante questo nostro incontro. Ma siccome non voglio andare fuori tema, se non mi dicono che io oh, salto di palli in frasca, <ride> no, 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 no. Eh, rientro nel tema e dico che Di Pietro era ed è, e mi impegno a dire che sarà sempre quello che è stato una persona normale, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti di una persona normale, che però finora, ogni volta che ha, avuto, uh, che ha dovuto affrontare uh, e fare il proprio dovere, non si è tirato indietro mai e lo ha fatto nei confronti di tutto e di tutti, amici e nemici, nello stesso metro. Io di questo sono orgoglioso, anche se per questo ne sto pagando un prezzo altissimo e finora ne ho pagato un prezzo forse troppo alto rispetto a quello che poi in definitiva ho fatto. Ecco, ma quando è venuto, quando ha deciso di venire via dal Molise e perché è venuto via? Dal Molise con il cuore non sono mai andato via. Questo eh, ed è bello tornare in questi giorni, camminare in questi giorni nei paesi del Mugello e di tutta l'area di Firenze 3, l'area del Collegio Senatoriale di Firenze 3, perché queste colline sono molto uguali alle colline di Casamino. Anche nel mio Molise, nella mia terra, io sono un figlio di agricoltori che abbiamo una campagna, eh, nonostante mio padre e mia madre non ci sono più, io ancora, la campagna ancora coltivo l'olio e il grano che coltivano loro esattamente il tipo di coltivazione che c'è anche qui dove ho avuto modo di incontrare delle persone che ricordano tante tanto le persone del mio paese semplici ma determinate comprensive ma non accomodanti eh, buoni ma non stupidi ecco, ma perché è venuto via allora è cioè è rimasto sono col cuore. Però sono, nato, ecco, sono, sono venuto via perché. Sono un po' nato avventuroso in un di carattere. Di no, no, no. No, 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 sono venuto via molto più semplicemente perché, come tutti i ragazzi di quel tempo e non solo di quel tempo, anche di adesso, c'è necessità di trovare un lavoro. E per trovare un lavoro bisogna andare fuori, emigrare. Tant'è che io sono andato in Germania, non è che io sono venuto via dal Molise per venire un po' più su sono mm. andato fuori dall'Italia in realtà è eh, poi mi sono riavvicinato quando sono uscito dal Molise sono uscito dal Molise innanzitutto per andare per studiare e, e, e quindi ho fatto lo studente lavoratore fino a quando non mi sono diplomato questo l'ho fatto a Roma da prima a Fermo e poi a Roma cerco di essere preciso perché sì. una volta per un piccolo errore di ricostruzione qualcuno mi ha accusato che nascondevo chissà qualcosa sfido chiunque a, a raccontare tutta la propria vita in pochi minuti e non rendersi conto che qualche volta qualche sfumatura può, 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 può scappare comunque prima fermo poi Roma studente lavoratore mi diploma diplomato vado a fare il militare finisco il militare eh, bisognava guadagnare qualcosa per campare Germania operaio prima vedo il meccanico poi in falegnameria e poi eh, finalmente mi riavvicino nel 73 credo, sì, 73, eh, e, e comincia una nuova avventura in Italia. Quindi la, nella Germania c'è stato in realtà quando ci sono stati i fatidici anni di piombo no? in Germania, no? l'inizio del io, terrorismo, di queste, di queste cose. Io sono stato anche in quegli anni, in quegli anni io, sì, stavo, non ho avuto modo di occuparmi, di eh, imparare molto uh, la lezione di... Eh, Quei soloni di quel tempo, voi ricordate, in quel tempo c'erano tante persone che sapevano che facevano molto gli impegnati, persone che ritroviamo ancora oggi a fare gli impegnati, se magari sotto padrone. A quel tempo io mi occupavo di andare a lavorare, non ho avuto tempo di imparare. Quindi dovete scusarmi se qualche volta il mio italiano non è perfetto. Dovete scusarmi se la mia cultura non è così lungimirante come la loro. A loro, loro sono gli acculturati, lasciamola acculturare. E su questo verremo nella terza parte del nostro eh, programma, perché forse c'è una piccola sorpresa per Antonia Di Pietro. E, e quindi eh, con eh, la Germania, rientra la Germania e si mette cioè, a studiare, entrando praticamente, cioè dalla Germania esce, e entra in, uh, nella polizia e poi in magistratura. No, o, no, no. no, ecco, no. Eh, scusatemi se faccio perdere tempo, io non voglio. No, 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 no non ben, si perde a, tempo a... a, a non voglio per... tutto quel che è stato il mio passato, ma... Eh... Ripeto, proprio a volte, qualche volta per non essere stato ben preciso, mi sono trovato anche a dover subire qualche processo. Perché dice chissà cosa nasconda. Lei sa che io tra le tante accuse che ho subito, ho subito quelle di far parte di strani servizi segreti perché ci sono dei periodi, periodi bui nella mia vita. Non c'è di buio nella mia vita, mio, i periodi buchi nella mia vita perché sono periodi eh, dove mi occupavo soltanto di lavorare ed ero fuori da ogni storia, cioè sono periodi senza storia se non la storia umile ma dignitosa di un operaio. Tutto qui. Dicevo, sono rientrato nel 1973 perché ho vinto un concorso al Ministero della Difesa come impiegato civile. Io sono un perito tecnico. E come tale mi occupavo di riparare proprio transistor piuttosto che sostituire resistenze o cose del genere all'interno di un. Questo che poi si è dimostrato la passione per i computer con cui ha sconvolto il la macchina. È nata indubbiamente il mio passato, eh, ha avuto anche una parentesi tecnica, propriamente tecnica. Qui ho, ho lavorato appunto nel ministero della difesa come impiegato civile che io mi occupavo di fare collaudi di materiale elettrico ed elettronico fino a, e nel frattempo tra un collaudo e l'altro ho studiato Fatto lo studente lavoratore ancora una volta, ho ripreso. Io mi sono iscritto all'università a 24 anni, per intenderci. Mi sono iscritto a 24 anni, non laureato. Mi sono laureato a 28. Ho subito qualche processo perché qualcuno mi ha accusato che mi sono laureato troppo presto e quindi non una laurea troppo strana. In realtà, chi mi ha accusato è qualcuno che a sua volta non è riuscito a laurearsi. Forse è tutto qui. A Monte c'è sempre un po' di invidia. e eh, Mi sono laureato nel mentre facevo l'impiegato civile all'aeronautica militare. Una volta, volta laureato ho fatto alcuni concorsi, man mano che li ho vinti eh, sono andato a lavorare in queste nuove esperienze e fare nuove esperienze fino a diventare magistrato. Ecco perché ho fatto quel che si dice tanti mestieri, semplicemente perché ho fatto tanti concorsi, ho avuto modo di vincere e quindi di fare esperienza. Ho fatto il segretario comunale. Le devo togliere la parola, dottor Di Pietro, prego. perché abbiamo lo spazio pubblicitario. Bene, eh, ritorniamo con eh, Antonio Di Pietro per eh, parlargli. Abbiamo chiesto eh, chi è. E Credo che, eh, siccome il tempo non è tantissimo, però quello che ha detto abbia già dato delle indicazioni abbastanza precise. Poi l'invito a tutti voi di anche fermarlo, di parlarci per la strada, eccetera. Chi vuole approfondire è disponibile, dottor Di Pietro, vero? Ne nostri confronti di tutti, nei nostri spettatori. Soprattutto degli elettori, ecco questo. No, degli elettori. degli elettori. Quelli che invece vogliono fare soltanto show, telefilm, utilizzando il mio nome, lo vadano a fare a casa loro. Bene, noi siamo arrivati all'ingresso in, diciamo, in magistratura e a questo punto, siccome praticamente su questo poi è stato scritto e detto talmente tanto, noi invece adesso vogliamo venire proprio all'impegno nei confronti degli elettori, a quello che è il programma elettorale e anche eh, parlare, eh, un attimo, ritornare un attimo sulla crisi anche di governo che si è, eh, sta sviluppando in questi giorni e che è possibile che porti elezioni anticipate. Questo significa che ci saranno anche degli scossoni su questa campagna elettorale. Ora vediamo insomma come va. Ecco, secondo lei, secondo la sua visione, visto che è stato anche in questo governo prima, quale eh, pensa che possa essere la soluzione? È ...possibile. una sua opinione naturalmente perché nessuno Lei, ne se, perché... se ho ben capito, vuol dedicare questa seconda parte... Sì. ...del nostro incontro alla politica. Alla, alla questione, alla politica. Eh, rispondo innanzitutto alla sua domanda ma eh, mi permette di allargarlo un attimo... Certo. ...perché io debbo qualcosa agli, agli elettori. Eh, rispondo alla sua domanda dicendo eh, che mh, mi auguro che la crisi eh, si risolva immediatamente... Che rientri, se possibile, o comunque che ci sia una tale chiarezza eh, che cioè si eviti assolutamente inciuci, accordi sotto banco, che si, si forma una maggioranza diversa da, quello, da quella che gli elettori hanno stabilito con le elezioni. Altrimenti sarebbe una presa in giro per gli elettori. Premesso questo, io credo, però, eh, di dover rubare veramente tre minuti, ma per spiegare agli elettori tre domande. Che mi rivolgono per strada e a chi, rivolga, a, chi mi, a chi si rivolge a me con queste domande io rispondo, ma credo possa interessare anche le persone con cui non ho la possibilità di dialogare direttamente. Perché Di Pietro in politica? Perché nel centro-sinistra? Perché nel Mugello? Eh, ho sono portatore di un progetto politico che possa piacere o non piacere, giudicate voi. Certamente non sono venuto nel Mugello contro qualcuno. Il mio progetto politico non è contro, ma è per fare qualcosa. Quindi a voi spetterà giudicare tra chi vuol fare qualcosa e chi vuol soltanto adoperarsi contro qualcuno. E qual è il qualcosa che voglio fare? Eh, io credo fermamente nel bipolarismo. Credo cioè che è ora di rompere gli indugi e costruire una solida base elettorale che dia una solida maggioranza parlamentare che a sua volta esprima un solido governo di legislatura. Eh, chi non riesce ad entrare in questa compagine sarà l'opposizione per la legislatura, preparandosi eventualmente per la futura legislatura, ma non possono esserci una miriade di partitini che hanno il solo scopo di eh, bloccare, di fare da... Da, di fare dei diktat, di eh, fare continuamente ustruzionismo. Guardate cosa è successo nell'attuale nell legislatura. È successo che un partito di fondazione comunista, forte dei patti di desistenza, forte del solo accordo elettorale, eh, ferma ogni attività di governo perché non si è assunto la responsabilità di andare a governare. Non è più possibile tutto ciò. E allora coloro che come me si riconoscono in un'area moderata, sia esse di estrazione cattolica che di estrazione laico-liberale, laico non possono più stare in mezzo eh, tentando di realizzare la vecchia democrazia cristiana, la vecchia balera bianca, devono fare una scelta di campo, o stanno da una parte o stanno dall'altra. Per evitare questo io ho scelto di stare con il centro-sinistra, per due ragioni, perché voglio fare da apripista, da testa di ponte, da... Uh, rappresentante di reciproca fiducia tra l'area dei moderati e l'area della sinistra, perché i moderati, sia cattolici sia laici, oggi come oggi possono dialogare con questa sinistra. Perché questa nuova sinistra è affidabile, è una sinistra che ha in sé gli stessi valori che ha anche l'area uh, del moderatismo cattolico e laico liberale. Mi riferisco soprattutto alla solidarietà, mi riferisco soprattutto alla voglia di eh, conquistare l'Europa, mi riferisco alla voglia di efficienza, trasparenza, legalità. Se tutto questo è necessario e se quindi bisogna prendere delle decisioni, fare delle scelte di campo ben precise, io eh, vorrei dare il mio contributo eh, per invogliare tutti coloro che credono in me e sono di area moderata ad avere fiducia di questa sinistra, viceversa a questa sinistra, vorrei dare fiducia, vorrei che dessero fiducia a noi moderati, perché insieme possiamo costruire più stabilità, eh, più stabilità politica e quindi un programma politico comune per poter dare stabilità a questo Paese. Ecco, quali sono i punti del suo programma per il Mugello? Grazie, sempre che, grazie, ecco, grazie, 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 grazie. Eh, anche qui mi sento sempre ripetere quali sono i punti del programma di Di Pietro. Di Pietro ha scelto di stare con l'Ulivo. Non deve fare un programma alternativo, altrimenti ancora una volta crea un partitino alternativo. Eh, di Pietro è come tante altre persone che, per sua ventura e senza suoi meriti, potrebbe trovarsi a fare l'aspirante leader di un giorno, tanto quanto vale la sua eh, fortuna politica. Ecco, io non ho intenzione di fare questo. Io ho intenzione di mettermi a disposizione. Ho detto di fare da garzone della bottega di un'area moderata che si metta tutti insieme e che, eh, collabori e, mh, alla pari con la nuova sinistra per, per poter creare un unico schieramento uno schieramento quindi di programma di governo eh, se tutto questo è necessario fare eh, l'unica soluzione era fare una scelta di campo la scelta di campo lo si può fare soltanto con chi ha voglia di fare politica e non con chi ha voglia di fare chilleraggio politico o chi ha voglia di fare soltanto eh, interessi aziendali per questa ragione eh, ho sentito la necessità di venire nel Mugello, nell'area di Firenze 3, nell'area del collegio senatoriale di Firenze 3, non come dice qualcuno, perché qui è un collegio blindato, tutt'altro. Il collegio blindato per me poteva essere il mio Molise, la mia terra. Io che vengo da un'esperienza di aria moderata, eh, chiedo a voi, la cui maggioranza non siete di sinistra, di votare me, proprio perché... Voglio dare una iniezione di reciproca fiducia, nuovo moderatismo con, nuovo, con la nuova sinistra, per lavorare insieme, per collaborare insieme, per costruire e non per rompere, per lavorare contro, per lavorare gli uni contro gli altri, soltanto per eh, mettere bastoni fra le ruote. Da me in questa campagna elettorale non sentirete mai parlare male dei miei avversari. Ancora ad oggi, adesso essi faccio tutti gli auguri di buon lavoro. Tanto sarà il voto che farà la differenza. Ecco, però tornando sul eh, programma, lei fa riferimento al programma dell'Ulivo, eh, però eh, nel Mugello ci sono dei punti di contrasto proprio all'interno dell'Ulivo che riguardano soprattutto eh, le opinioni e eh, i programmi dei Verdi rispetto, per esempio, all'alta velocità, rispetto al raddoppio dell'autostrada, eccetera, che quando lei invece era ministro dei eh, lavori pubblici eh, era... Eh, ci sono, ci sono stati mh, dei contrasti, tanto è vero che anche nell'inizio, quando è stata fatta la sua candidatura, c'è stato qualche malumore nei verdi. Ecco, il quindi il programma su questi temi a cui sembrava che lei fosse particolarmente eh, interessato quando è stato ministro. Grazie ecco, anche eh? di questa domanda. Le faccio proprio questo le fa comprendere una cosa che. Non è necessario essere nati nel posto in cui ci si candida per portare avanti anche le istanze e gli interessi di un certo territorio, perché poi se vogliamo andare a vedere in concreto di questo territorio, eh, questioni importanti, come sì, la variante di Valico, come l'alta velocità, ma soprattutto come eh, il piano approvato dell'autorità di Bacino, portano la mia firma. Eh, di questo eh, ne vado orgoglioso e ne vado orgoglioso perché vuol dire che seppur in pochi mesi qualcosa ho fatto proprio per questo collegio di cui poi adesso chiedo la verifica. Eh, mi riferisco, ripeto, innanzitutto al piano approvato dall'autorità di bacino a firma dell'allora ministro dei lavori pubblici Antonio Di Pietro, per comprendere che non mi sono occupato soltanto di infrastrutture, mi sono occupato innanzitutto e soprattutto di tutela del territorio. Questo proprio a dimostrare che il problema dei rapporti non idiliaci di Pietro e Verdi è un falso problema. Infatti entrambi li abbiamo superati, li abbiamo superati nel senso che ci siamo chiariti perché io ritengo che sia possibile mh, fare delle attività anche sulle infrastrutture nel rispetto del territorio, della natura e dell'ambiente. Ho sempre detto che l'ambiente, la natura... Eh, eh, è un valore, è un patrimonio non solo dei verdi, ma è un patrimonio di tutti coloro che credono in questi valori e in questi valori eh, ci crediamo tutti, quindi come tale siamo tutti ambientalisti, purché si tratti di uno sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile vuol dire da una parte che non bisogna creare alcuna eh, rottura con l'ambiente, ma dall'altra non bisogna frenare in alcun modo il progresso. Eh, sviluppo sostenibile vuol dire trovare la migliore soluzione affinché quella necessità di trasporto, quella necessità eh, industriale, quella necessità eh, di eh, nuovo sviluppo si possa realizzare. Ovviamente fino a quando non si trova questa soluzione i lavori devono essere fermati, ma non fermati per l'eternità, fermati quel tanto necessario e sufficiente per trovare la migliore soluzione. E per la variante di Valico vi faccio presente che la migliore soluzione l'abbiamo trovata in accordo con me. E quale sarebbe chiudiamo prima della pubblicità questa migliore soluzione? La, la soluzione sarà quella, quella approvata l'anno scorso dal Consiglio dei Ministri su mia proposta. Quindi questo nessuno. rimane. Eh, ecco. Bene, noi eh, adesso, fra poco, vediamo la pubblicità. Nell'ultima fascia del nostro incontro con Di Pietro eh, parleremo di alcune particolarità. Eh, perché vogliamo fare una costruzione un po' a tutto tondo, laddove possibile, in pochi minuti. Eh, fra poco, dopo la pubblicità. Bene, parliamo, eh, continuiamo il nostro incontro con Antonio Di Pietro eh, che come vi ricordo è candidato al Collegio Senatoriale Firenze eh, 3. Innanzitutto eh, volevo un po' chiudere eh, il discorso sulla campagna elettorale perché eh, mi sembra che Antonio Di Pietro abbia eh, un carattere molto d'azione una notevole d'utilità e eh, interesse per molte eh, cose. Ecco, non le sembra che sarebbe più adatto il ruolo di deputato rispetto a quello di senatore? Al di là che ora corriamo <ride> per il Senato, però proprio come, come lavoro, come impostazione di lavoro e di carattere. Non mi sono posto questo problema in realtà. Quando io mi sono posto di venire nel... In questo collegio senatoriale, eh, me lo sono posto proprio come sfida, momento di incontro, momento di eh, fiducia che cer ho cercato e che attraverso me vorrei mandare all'area di tutta l'area moderata e cattolica. Non mi sono posto il problema della differenza fra senato e, ehm, tra senatori e deputati. Io credo che il Parlamento, come attualmente, dove entrambe le Camere abbiano, hanno una uguale valenza, sia indifferente l'uno o l'altro. L'interessante è far valere le proprie idee, l'interessante è essere fedele ai propri impegni che si prendono con gli elettori. Bene, allora parliamo delle eh, particolarità. Innanzitutto, io eh, ho qui un libro di una cara amica che lei conoscerà certamente, eh, che è la Gabriella Mannoni, che ha scritto il libro di Pietro Berlusconi, eh, La, eh, rivincita, la aspetta, perché, eh, rivincita del senso comune nell'era tecnologica, e parla del linguaggio e fa tutta un'analisi sul suo linguaggio. Eh, fra l'altro qui ci sono anche addirittura, eh, come vede, delle cose che riguardano proprio i, comp i famosi computer del processo eh, Cusani. E eh, in questo libro eh, si parla appunto di questa eh, rivoluzione che lei con il, con il suo linguaggio ha portato nelle aule della giustizia. Dove diciamo che, eh, Gabriella dice eh, per lui, eh, la parola è uguale, eh, diciamo, al, eh, come dire, mh, quello che dice deve essere uguale alla cosa che dice, si, eh, si parla come si mangia, no? Questo è il rivoluzionando tutto un tipo di, eh, diciamo, di espressioni formali, tecniche, con un linguaggio giuridico. Ha portato il linguaggio a una. Capacità di, di comprensione per tutti quanti. No? Ora sembra che questo che linguaggio, che è, ha rivoluzionato appunto eh, a un certo punto, adesso non so perché io nell'aula dei tribunali per fortuna le frequento poco <ride> e ci vado poco, eh, dovrei fare un altro tipo di giornalismo. Mh, però eh, può darsi che quindi sia ritornato il vecchio linguaggio, ma una volta che si lascia un segno così forte, è difficile poi tornare indietro. No? Mentre oggi sembra che questo linguaggio finisca con essere un po' un suo handicap, tu, no? Ecco. Ho, capito, ho, capito, ho capito la domanda, ho capito la domanda. Ecco, lei come si sente di fronte a questo? Guarda. Già, questo fatto di essere eh, indicato come realtà? Ho capito la domanda, guardi, eh. io già potrei risponderle esaminando. La sua domanda, lei per farmi la domanda, ha impiegato 3-4 minuti per dirmi una cosa che ci poteva, semplice, poteva semplicemente dire Di Pietro che ci azzecchi con questo modo di parlare. Infatti lo, capiva, dire, ma... lo capivano tutti quanti che <ride> cosa voleva dire. Cosa voglio dire con questo? Ci sono due modi di parlare: uno saper parlare, l'altro saper farsi capire. Io eh, chiedo scusa a voi toscani che sapete parlare molto più bene di me. Mi auguro però che riesca a farmi capire bene nelle mie idee. Questo è innanzitutto necessario nella società di oggi. Io ho usato, quando facevo il magistrato, facevo l'inchiesta Manipulite, la cosiddetta tecnica multimediale per cercare di esprimermi meglio e di dire con tutto me stesso anche ciò che non riuscivo a dire con le parole. E la stessa cosa che vorrei dire adesso: io non ho consiglieri, io non, non mi intento di, di, di linguaggio forbito, io parlo papale, papale. Io ogni volta che devo dire qualcosa lo dico direttamente, anche se questo può sembrare una mancanza di riguardo. Non è mancanza di riguardo nei vostri confronti, nei confronti degli interlocutori, è semplicemente un modo di parlare eh, per così come sono. E credetemi, non ho alcuna voglia di cambiare. Di gente che sa parlare bene ce ne stanno troppi. Credo che questo paese abbia bisogno anche e soprattutto di gente che sa fare bene. Io vengo da voi con un progetto politico: che è il progetto politico di una riunione eh, tra l'area moderata e l'area della sinistra per creare una stabilità di governo. Gli altri. Lo sentirete, sentirete il loro progetto politico. Se hanno un loro progetto politico meglio del mio, auguri anche a loro. Se il loro progetto politico è un progetto politico soltanto di contumelli, di accusa alla mia persona, li ringrazio lo stesso. Avranno utilizzato il loro tempo per parlare di me in qualche modo. Ecco quindi mh, sul linguaggio eh, abbiamo già eh, diciamo, esaurito perché giustamente dice che parole devono, che servono sono poche per eh, dire quello che si, che si vuole dire, non c'è bisogno di fare tanti ricambi. Purtroppo la nostra è una lingua che invece. Eh, ricama sempre molto eh, più di quanto, in effetti, e in effetti, per esempio, sul discorso delle leggi, ecco, che è un, è un, un punto eh, importante. Lei va in, parle, in Parlamento e quindi eh, in Parlamento si legifera. Il più delle volte anzi. Il 100% delle volte le leggi sono incomprensibili, sono difficili di lettura e difficili di interpretazione, mentre una legge dovrebbe essere comprensibile a tutti in un uh, paese, eh, diciamo così, che voglia veramente, eh, cioè in cui lo Stato voglia veramente essere stato cittadino, una cosa, un'unione, diciamo, invece non c'è qui perché le leggi staccano il cittadino dallo Stato. Ha perfettamente ecco. ragione. Io dividerei, dividerei questo problema in due sottoproblemi. È vero, le leggi sono a volte incomprensibili, ma non è questo il vero solo problema che rende difficile la gestione e i rapporti del cittadino con la burocrazia. Il rapporto delicato, io me ne sono accorto in questi giorni, girando per le fabbriche, vedendo gli artigiani come sono costretti a lavorare, il vero problema... È non solo una legge che non si capisce bene quando la si legge, ma è una legge che contiene in sé tanti visti, autorizzazioni, eh, passaggi, pareri, eh, controlli e quant'altro. Tante volte contiene in sé tutta una serie di sanzioni enormi per errori soltanto formali. Che si, si è creata una cosiddetta che io mi permetterei di chiamare, visto che vogliamo fare un neologismo: burocrazia bagatellare, una burocrazia cioè che guarda semplicemente il formalismo esasperato, che ehm, crea tanti e tali controlli e, e m, autorizzazioni, che è difficile lavorare. Quella che crea problema è sì una legge che non si comprende nella sua dizione letterale. Ed ecco quindi il linguaggio che deve essere scritto per bene. Ma ribadisco il mio concetto, soprattutto una legge che ponga e si proponga con tutta una serie di visti, di controlli e di lacciuoli eh, nella vita quotidiana, tale per cui diventa difficile rispettarla, oltre che difficile comprenderla. È a questo che io intendo battermi anche con il mio modo di essere, di parlare, di presentarmi e di contribuire a fare le leggi, se dovessi essere Allora le battaglie più forti dopo questa del Mugello saranno quelle in Parlamento con chi riscrive le leggi che i deputati scrivono per metterle giù in bella copia e diventano incomprensibili e agli questo, stessi deputati. E questo appunto <ride> ecco, che sto dicendo. E questo è un quindi saranno battaglie di eh, piuttosto. Ecco, torna, contro se, la burocrazia sì. la vera battaglia. Guarda, io mi so, quando ero ministro mi sono trovato che il mio provvedimento, che io pensavo fosse definitivo, una volta che l'ho messo e pensavo che l'indomani mattina si potesse fare, riguardava mm. proprio il territorio, mi sono accorto che doveva passare altri 41 visti. 41. Allora il problema non è solo la legge incomprensibile, cioè individuare quali sono i visti, ma poi ottenerli. Visti. Certo. Questo è il problema. Noi dobbiamo batterci per una maggiore responsabilizzazione, eh, soprattutto per ciò che riguarda i rapporti con il territorio. Noi dobbiamo batterci per un federalismo possibile, per un federalismo attuativo, dobbiamo batterci affinché ad eccezione delle cose effettivamente essenziali per lo Stato tutto venga svolto uh, nel territorio eh, sotto l'autorità ancora due minuti. Io su questi due minuti, eh, visto che lei ha scritto anche un piccolo saggio sulla Costituzione, quindi vedo che è un tema che, eh, a cui mh, è particolarmente interessato. A un certo punto si è trovato anche molto vicino a eh, chi voleva l'Assemblea Costituente, come segni, come Cossiga. Eh, e mi sembra, dalle parole che ha detto, che in effetti per, fare, eh, per trovare quel, quella nuova situazione. Quella che diceva adesso, bisognerebbe veramente rifare la Costituzione. Ma ecco. guardi, che la Bicamerale, la parte della questione che riguarda gli istituti e le istituzioni, l'ha già fatto un progetto di legge. Il problema mio era questo: il pro, un progetto di sì. legge costituzionale, di riforma costituzionale. Il, il, la questione che io avevo sollevato allora, che sollevo ancora adesso e che ripropongo ancora, sono, è questo. Eh, Ciò che è uscito dalla bicamerale è, è senz'altro il massimo di ciò che poteva uscire, è senz'altro però frutto di un compromesso fra le diverse forze politiche. E bene è stato fatto questo lavoro, eh, si tratta però. Di guardarlo in concreto perché ci sono alcune cose che personalmente non convincono a me, personalmente non convincono a tante altre persone. Innanzitutto, bisognerà lavorare all'interno del Parlamento per rispetto del Parlamento affinché venga modificato ciò che è solo un progetto, quello che è uscito dalla bicamerale. Certamente, se dovesse uscire alla fine un papocchio, un qualcosa cioè che non rende giustizia a ciò che gli italiani veramente considerano, allora bisogna che gli italiani, quando saranno chiamati. In definitiva, a dare il voto di consenso o meno, valuteranno, in quel momento solo potranno valutare se eh, li soddisfa o non li soddisfa. A me personalmente ci sono alcuni istituti che non soddisfano, ne ho elencato uno per tutti: l'amnistia. Oggi come oggi, per avere una legge sull'amnistia ci vogliono due terzi del Parlamento, due terzi dei voti del Parlamento. Avere semplicemente eh, metà più uno dei voti del Parlamento comporta che chi va al uh, governo la maggioranza parlamentare può farsi una legge che sia di di tutti i reati. Dottor Di Pietro, abbiamo finito e concluso il nostro tempo, ci vorrebbe un'altra puntata visto che per parlare di tutte le cose. Bene, noi vi salutiamo, vi diamo un appuntamento la prossima settimana con un altro candidato. Arrivederci.